Arrivo. Oh. Certo, Marco, ho fatto una faticaccia per trovarti. Mi dispiace, ma benvenuto. Senti, ma che stai facendo? Cos'è tutta questa roba? Allora, dopo 6 anni che sono in giro per il mondo durante il periodo estivo, quest'anno ho deciso di stare un po' nel mio territorio, che adoro. Dai. E mi sto dedicando a concludere questo libro, che presto vedrà la luce, con il maestro Leo Brauer. Dai, da quant'è che ci stai lavorando, Marco? Sono un paio d'anni, diciamo che il percorso è iniziato dal 2012, quando la prima volta fu invitato ad Havana a trascrivere la sua musica, e da lì abbiamo deciso poi di creare appunto un testo specialistico che parlasse di questa operazione, che appunto sistemare la musica, arrangiarla da chitarra a fisarmonica. Beh, fantastico. Senti, ma scusa, da quant'è che tu vivi di musica, fai arte? Non me lo ricordo. Dai. No, è tanto tempo. Ho iniziato che ero bimbo, avevo 11 anni. Poi a 16 ho deciso che avrei fatto il musicista. Tu hai capito effettivamente che dovevi fare questo nella vita? Quando, diciamo che a 16-17 anni ho avuto i primi riscontri col pubblico e vedevo tanta gente felice, tanta gente contenta. Mi sono sentito utile a questa società. Dai. E quindi mi sono sentito stimolato a far meglio, a mettermi in discussione totalmente e farlo diventare un lavoro. Quindi hai deciso che questo doveva far parte della tua vita e doveva essere la tua prima professione. Mi permetto di dirti, la mia vita doveva filtrare attraverso questa esperienza. Sì, cioè la mia vita ora ha un senso perché suono, quindi tutto passa attraverso questo. Fantastico, certo. Senti, e invece che volevo dirti, quindi mi stai dicendo che immagino che quando suoni cos'è la cosa che provi di più? Cioè, che cosa senti quando suoni? Ma guarda, in realtà inizia tutto prima. Ah. Perché non è semplicemente il momento in cui suoni. Tu lavori un po' in anticipo, no? Ok. Cioè, ti raccogli, c'hai un momento proprio di raccoglimento già quando esci sul palco. E percepisci questa grande, grande, grande fortuna di non utilizzare la parola, ma utilizzare un qualcosa che le persone vengono rapite attraverso questo qualcosa, no? Cioè un suono che tu manipoli, che tu gestisci, e non esistono parole, esiste semplicemente questo raccoglimento, questo fluire da me a loro. Senti, quindi 25 anni di musica, e i tuoi familiari, i tuoi amici, che pensano di questa strada che tu hai percorso? Ma sono molto felici. All'inizio c'era la classica battuta che quando arrivavo al bar: che lavoro fai? Il musicista. Sì, ma di lavoro che fai? Ed era abbastanza difficile far comprendere al barista, certo, che tu hai un musicista. Oggi come oggi apprezzano molto quello che faccio, sono molto contenti, condivido tantissimo, perché comunque grazie alle tecnologie quando sono fuori ho la possibilità di stare vicino a tutti, amici, parenti. Sono molto felici per me, perché mi vedono realizzato, mi vedono appagato e vedono che quello che, in cui credevo, cioè la mia passione, è diventata il mio lavoro. Senti, io so che tu hai aperto la giornata mondiale per la gioventù in Polonia. Ci parli un po' di questa esperienza, Marco? Sì, è stato il tour che ho recentemente fatto. Sono stato 20 giorni in Polonia e ho partecipato al Festival Internazionale del Jazz e abbiamo aperto la Giornata Mondiale della Gioventù. Sono eventi mostruosamente grandi, dove succedono tante cose, dove si incontrano tante persone, ed è bella l'atmosfera che si incontra in questi eventi, perché la gente ha voglia di stare unita, ha voglia di stare bene, ha voglia di stare serena, e devo dire che poi in particolare Cracovia, in questo frangente con l'arrivo del Papa, ha avuto una grande magia come location. Dai, senti, in realtà raccontaci un aneddoto di tutti questi 25 anni, una cosa, non so, che ti ha... una cosa diciamo comica, una cosa che una cosa ti è successa, comica? Sì, dai, raccontaci. Beh, una cosa comica te la posso raccontare. Allora, capita, perché quando ho iniziato, insomma, ero un po' più giovane di te, non avevamo tutti questi smartphone, tutte queste cose, okay. No? Quindi avevi il classico cellulare, vabbè, però non così smart come adesso. Così smart, certo. Allora, mi chiamano a suonare in Trentino, si parte, via, arrivo, l'organizzatore, tale Antonio,
mi memorizzo il numero sul cellulare, certo. Però tra una valigia, tra preparare eccetera eccetera, non ho messo cognome, non ho messo nulla. Arrivo a questa stazione, alla stazione di Trento, la prima cosa che faccio, telefono perché volevo beccare sto signore che mi doveva recuperare e portarmi in hotel eccetera eccetera. Prendo il telefono, faccio: guarda che sono arrivato. Ma dove sei? Ma dove sei? Guarda qua, sono alzato la mano, Cosa era successo? Che avevo chiamato un altro con lo stesso nome e mi risponde dall'altra parte, ed era un mio amico molto fraterno. Dice: Marco, guarda che se anche alzo la mano è un po' difficile che ti trovo la stazione di Trento, perché io sto in Sicilia in questo momento. E quindi è venuto ad alzare la mano per tutti. Questa è una cosa, insomma, buffa, per dirti che poi l'aneddoto è veramente rendersi conto di quanto è divertente vedere le persone. Quando ne vedi tante, ne vedi veramente tante, a un certo punto inizi a sorridere, perché la vita è veramente semplice, ma siamo noi a rendercela complicata. Vedi, bella frase questa, bravo. Ma tu che hai girato il mondo, ok, e hai suonato in vari continenti, perché la scelta di vivere a Latina, in una città come questa? Perché... che diciamo, tu sei di Latina, sei nato. Io sono nato a Latina e adesso risiedo appunto qua a Sermonia, perché io amo il mio territorio. Penso che questo territorio ha moltissimo da offrire, non solo dal punto di vista delle bellezze, ma anche delle professionalità. Spero che in collaborazione con gli enti poi locali si riuscirà in futuro a realizzare diversi progetti e diverse progettualità. Il talento unito alla professionalità in un territorio come questo fa sì che si possa avere una vera e propria bomba orologeria, che possa essere un catalizzatore e anche un punto da copiare, ed è importante questo. Io ho scelto di vivere qua perché qua sto veramente bene e sono orgoglioso di essere di questo territorio. È molto facile dire: ah, ma qua non c'è sta niente. Quante volte l'abbiamo sentito? Cioè, siamo ragazzi, no? Ma quel classico sabato sera che si va fuori, si esce fuori. Invece no, secondo me, più che perdere il tempo a dire qua non c'è niente, bisogna investire il tempo a dire facciamo qualcosa, perché qui in questo territorio ci sono tante bellezze e tante possibilità per restarci, arricchirlo solamente. Ecco, e quindi Marco, penso che questo sia un auspicio anche a altri ragazzi giovani e talentuosi che fanno arte, potrebbero fare musica, recitazione, esatto, cinema. Che cosa gli diresti? Se dovessi dire qualcosa, visto che tu ti sei realizzato, ti stai realizzando nella tua passione che è diventata una professione, che cosa gli diresti ai ragazzi di oggi? Ma io direi, innanzitutto, trovate un qualcosa che vi appaia, qualcosa che non sia pesante nell'apparire, perché una delle cose, sai, l'esperienza da docente in conservatorio attuale anche mi dà la fortuna di avere una forte percezione dei ragazzi che vanno appunto dai 10-12 anni fino a miei coetanei anche più grandi, perché sappiamo che il conservatorio oggi è un'istituzione di alta formazione musicale che prevede un periodo di apprendistato iniziale e un periodo di post formazione universitaria. Quindi quello che vedo è: trovate la passione, che sia attaccare un francobollo, che sia fare arte, certo, ma è fare qualcosa che non ti pesa farlo, perché già questo è trovare la propria via, crederci fino in fondo, perché prima o poi le cose vengono fuori. Credo ancora nella meritocrazia, perché se uno veramente vale, prima o poi esce fuori. Volevo sapere, secondo te, visto che tu hai avuto modo di valutare le altre città e anche Latina, secondo te che consiglio daresti? Latina è una città che fa per la musica, cosa vedi nei giovani talentuosi o dei gruppi emergenti? Cioè, qual è l'indicazione specifica che daresti, o se manca qualcosa a Latina che nelle altre città c'è? Ma guarda, come tutte le cose c'è bisogno fondamentalmente di una educazione a... Nel senso, se io vado in Africa e gli offro il caviale, non lo conoscono, quindi non ti possono dire se è buono o è cattivo. E secondo parametro, il troppo di un qualcosa crea comunque la saturazione, è un dato di fatto oggettivo. Quindi secondo me quello che manca, ma non solo a Latina, in diversi territori, è la diversificazione.
cioè diversificare l'offerta, chiamiamola, del business entertainment, cioè un'offerta di contenuti che possono essere ad ampio spettro per un pubblico diversificato come quello di Latina, che è una città comunque giovane, giovane della nascita, ma giovane anche di persone che la frequentano. Sono tantissimi ragazzi che vivono a Latina e anche vengono anche da zone limitrofe. Non mancano sicuramente le location, ma bisognerebbe pensare anche a delle location non pensate per fare arte, ma farle diventare arte, e sicuramente ci sono delle ottime iniziative in questo ambito, ma spingere ancora oltre e valorizzare soprattutto luoghi anche leggermente limitrofi, perché l'agropontino, così chiamato, è molto ampio, è molto bello e pieno pieno di ricchezze. Senti, ma oggi chi è Marco Lo Russo? Marco Lo Russo è un ragazzo. Beh, sicuramente sì. È un ragazzo. Dinamico. Dinamico, fa tante cose. Ama mangiare bene, ama vivere bene, abbastanza comodo. Mi piacciono le comodità. Mi piacciono vedere posti belli, mi piace viaggiare il mondo, conoscere persone, vivere di musica e vivere, punto. E cercare di migliorarsi, perché comunque c'è sempre da migliorarsi, e continuare su questa strada. Ok, Marco, io penso che ci siamo detti tutto, e quello che ti dico è che la prossima volta, insomma, quando ti chiamo rispondimi, perché a piedi è veramente difficile. Dai, Marco, fammi questo regalo, dai. Questa ragazza alla stazione, ma lui a casa non ci sta mai. Amamo, torno.